pugno della nostra volta. Grazie Anna per il lavoro che hai fatto. Grazie, io ringrazio Rav Riccardo De Segni per questa sua commovente partecipazione nell'ultima parte del suo intervento. Non sapevo che sono tanti disegni a Roma, non sapevo che Silvia e Armando fossero suoi parenti, e mi colpisce questa cosa. E ringrazio Gabriella Nicucci, ringrazio la Regione Umbria, ringrazio tutti quanti mi hanno invitato qui a presentare il mio libro in questa sala splendida. Vorrei spiegarvi un po' come è nato, perché di nuovo si ripropone quello fra personale e storico. Io faccio la storica di professione. E in questo libro sono uscita un po' dai miei binari, ma non perché abbia detto qualsiasi cosa che non sia storica, anzi ho fatto un'attenzione infinita a sottolineare tutti i punti in cui non ero sicura, perché proprio pensavo che su fatti ed eventi del genere la storia deve essere il più rigorosa possibile in momenti in cui il negazionismo appare negando tutto a partire dal e approfitta della minima discordanza e della minimo del faios della memoria per farsi spazio. No, ma perché ho cercato di raccontarla a mio modo, sentendomi libera dalle cose accademiche e cercando di. E perché anche il movente era molto personale. Io non sono un'ebrea romana, sono nata a Torino, ma alcune cose mi hanno fatto molto identificare. La storia di una bambina nata nel febbraio del 44, proprio nel fondo delle scale, per esempio, bambina con cui ho parlato per telefono, del resto per chiederle conferma di questa storia che avevo sentito e di tutto, che mi ha raccontato tutto nei particolari, e questa bambina era stata portata dai suoi genitori, a una settimana dalla nascita, a conoscere i nonni, anzi la nonna in particolare, che era stata arrestata come ebrea e aspettava, siamo nel febbraio del 44, aspettava la deportazione. Allora vi immaginate una madre con una bambina che va a conoscere la nonna che è lì deportata come ebrea, cioè è veramente il disordine più incredibile, il fatto che non esiste nessun tipo di regola. E mi sono ricordata che a Torino, quando io sono nata nel dicembre del 44, clandestina, dopo che mia madre era stata prigioniera della banda Koch come partigiana a Milano, incinta di me, mia madre e mio padre mi avevano portato a conoscere la mia bisnonna, la nonna di mio padre, che era già stata ricercata, era malatissima, vecchia, malata, era stata già ricercata dai nazisti come ebrea, l'avevano lasciata in casa, forse non avevano il modo per trasportarla e dopo qualche giorno era morta.